buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi è una giornata importante per l'Italia, ovviamente 2 giugno, festa della Repubblica, una festa molto sentita, ma anche il momento, almeno per quanto ci riguarda, per una riflessione che è appunto sullo stato di salute, diciamo così, della nostra Repubblica e soprattutto sulle dinamiche storiche che hanno portato la nostra nazione, insomma, a scegliere questo ordinamento statale e soprattutto come arriviamo oggi nel 2022 in un contesto, come sappiamo, internazionale complicato da quello che è un conflitto, il conflitto in Ucraina e anche dopo 2 anni di pandemia. Insomma, è un periodo in cui le fragilità che esistono nel nostro paese anche a livello politico sono emerse in modo particolare e, come dire, la stagione in cui stiamo vivendo è sicuramente una stagione piuttosto complessa. Cercheremo di parlarne come abbiamo fatto anche in altre occasioni, mi fa molto piacere perché possiamo analizzare da diversi punti di vista la questione con Fulvio Conti, che è docente di storia contemporanea all'Università di Firenze e presiede della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, per parlare del 2 giugno, per parlare della festa della Repubblica, partiamo da una fotografia, che è la fotografia forse più nota, più rappresentativa di questa festa. Eccola qua. Questa è una fotografia di cui, tra l'altro, come dire, tutti siamo abituati a vederla su locandine, un po' ovunque. In ricorrenza di questa foto mi sono, come dire, interessato in questi giorni alla storia anche che sta dietro a questa fotografia. È molto interessante. La protagonista, Anna Iberti, ha posato per questa fotografia. Tra l'altro il fotografo era un monarchico, questo è una parentesi che ci chiarisce anche qual era il clima in quel periodo, tutto interno, diciamo, al giornalismo, perché lei stessa lavorava all'interno dell'Avanti, nella redazione dell'Avanti. La foto fu scattata sulla terrazza dell'Avanti con la pagina del Corriere della Sera in cui dice: è nata la Repubblica. Insomma, è una storia interessante che trovate, la trovate oggi anche sui nostri canali social, tra l'altro. Però soprattutto Fulvio Conti è rappresentativa di una nascita, appunto, perché il titolo del Corriere della Sera dice: è nata la Repubblica. 2 giugno 1946, che cosa succede? Il 2 giugno del 1946 intanto si vota, si torna a questo esercizio fondamentale di libertà, di questo diritto di cittadinanza che era stato conculcato durante la dittatura fascista. E molti sono contenti di esercitare questo ritrovato diritto. Vanno a votare quasi praticamente 25 milioni di italiani e di italiane. Attenzione, questa è anche la grande novità di quel voto. Per la prima volta votano anche le donne. L'Italia arriva in ritardo alla concessione del diritto di voto alle donne insieme alla Francia, che sembra quasi un paradosso, la patria della rivoluzione dei diritti, della democrazia, e queste persone vanno a votare e vince la Repubblica di circa 2 milioni di voti, 12 milioni e 7 contro 10 milioni e 7 che vanno alla monarchia. E 54% non è contro il 46%. Esatto. Non è una grande differenza. Non è un plebiscito. Se ci pensiamo, non è affatto un plebiscito. Ci saranno nei giorni immediatamente successivi contestazioni. Attenzione, fra l'altro, l'esito del voto viene reso noto una settimana, sì. Otto giorni dopo, il 10 giugno, quindi c'è anche tutto questo tempo di aspettativa, di ansia, di tensione. Quando verrà reso noto scoppiano tafferugli, violenze nel paese. A Napoli ci sono 9 morti, 150 feriti, non a caso Napoli, perché era un po' la patria della monarchia, la capitale del Regno del Sud, che c'era stato fino a qualche tempo prima. Ed è un po' l'atto finale di quella fase di guerra civile che è durata fra il 43, appunto, e il 45, quindi che si protrae nel 46 anche in altri luoghi, con violenze, con assassini, con vendette.
insomma, non è una situazione molto tranquilla, non è una situazione molto festosa o soltanto festosa come quell'immagine di quella ragazza rappresenta. Farebbe pensare. Tra l'altro ci sono subito un paio di temi su questo, su quello anche che diceva, perché ora non abbiamo la cartina purtroppo, magari riusciamo a recuperarla, però la cartina del voto tra chi sceglie dell'Italia, tra chi sceglie la Repubblica e chi sceglie la monarchia, divide l'Italia a metà praticamente. Dal centro-nord si vota per la Repubblica, sostanzialmente il centro-sud diventa tutta la monarchia. Lì c'è forse già una separazione tra le due Italie che poi si è protratta nel tempo, di cui ancora si continua a parlare, no? Di un mezzogiorno che è sempre a una velocità diversa rispetto al nord e al centro-nord, già lì era plastica anche sulla scelta politica. Spacca l'Italia in due come una mela, in pratica. Nel centro-nord la monarchia perde, vince la Repubblica col 66 circa per cento dei voti, nel sud prevale invece nettamente la monarchia col 63 e rotti. La differenza sta che il centro-nord è più popolato e quindi quei voti pesano di più e portano a quella differenza di 2 milioni di voti di cui si è detto prima. È l'immagine plastica, plateale, appunto, assolutamente evidente di un paese diviso in due, che tale resterà ancora per un bel po' di tempo. Si spiega, intendiamoci, il sud ha conosciuto l'invasione degli alleati o la liberazione, da seconda dei punti di vista ovviamente, da parte degli alleati a partire dal luglio del 43. Quindi bombardamenti, la guerra, però insomma con l'8 settembre di quell'anno, del 1943, la guerra al sud, nelle regioni meridionali, finisce in pratica. Il re che scappa via da Roma con il governo Badoglio, quel giorno infausto dell'8 settembre 1943, va prima in Puglia, a Brindisi, poi si trasferisce a Salerno, poi dopo a Napoli, e lì sarà la capitale del Regno del Sud. Quindi un'Italia meridionale, centro-meridionale sotto Roma, che non conosce le fasi più cruente, più drammatiche, più dolorose della Seconda Guerra Mondiale, che non conosce le rappresaglie naziste, le stragi, gli eccidi, che non conosce il passaggio lento del fronte con gli sfollati, i profughi costretti a lasciare le loro case, spesso ritornandoci come è accaduto in tanti paesi del nostro Appennino, ritrovando le bruciate. Alla fine della guerra tutto questo pesa, giù c'è stato il re e la monarchia in una situazione relativamente tranquilla. Qua si è combattuto, si è sofferto, si è vissuto la violenza nazifascista fino in fondo e si è combattuto per liberare il paese da quella oppressione, dalla guerra, dall'oppressione nazifascista. Alla fine, come disse Pietro Nenni, il leggendario segretario, leader del Partito Socialista, sull'Italia che si ricompone, si ricongiunge e comincia a soffiare il vento del nord. Non era la tramontana, era una tramontana ideale, ideologica. Tutti i partiti, tutte le forze politiche che avevano vissuto l'esperienza della resistenza nel centro-nord del paese, erano su posizioni più radicali rispetto a quelli del sud, anche i liberali, anche i cattolici democristiani, non solo comunisti e socialisti. E lì è l'immagine di un paese diviso che avrebbe faticato molto per ricomporsi. Se vogliamo, la sto facendo troppo lunga come risposta, ma se vogliamo, forse un'immagine del cambiamento l'avremmo vista, proprio da un punto di vista di geografia elettorale, in occasione di un altro referendum, il primo referendum popolare che si sarebbe celebrato nell'Italia repubblicana, e cioè quello sul divorzio. Nel 1974, quando si celebrò il referendum sul divorzio, il primo referendum popolare, anche quello fu un paese che era diviso in due, però il divorzio prevalse, i voti favorevoli al divorzio prevalsero in tutti i capoluoghi del sud anche. Quindi era un'immagine,
diciamo, quell'immagine netta, bianco-nero, del 1946 era molto più sfumata e dava l'idea di quei cambiamenti che negli anni 50, 60, primi anni 70 il paese aveva conosciuto. Ha pervaso tutto il paese, diciamo. Senta, spesso diciamo che il nostro Stato, ma in questo caso vale la pena anche usare la parola Repubblica, la nostra Repubblica è una Repubblica giovane. È effettivamente così, nel senso anche rispetto al panorama almeno europeo, al contesto europeo, effettivamente, come dire, siamo arrivati tardi o diciamo scontiamo ancora oggi, se vuole, alcuni peccati di giovinezza, comunque alcuni problemi di un senso dello Stato, di una coscienza collettiva rispetto al nostro Stato che come dire, è dovuta proprio ai pochi anni da cui esiste la Repubblica. Beh, non c'è dubbio, questa è un'osservazione interessante, direi. Noi ci immaginiamo Italia con secoli, millenni alle spalle, da Roma imperiale in poi ci immaginiamo come Italia. Non è affatto così. La nostra storia unitaria di Stato nazionale risale al 1861, c'è voluto il 1870 per arrivare a Roma, c'è voluto il 1918 per metterci dentro anche il Trentino e il Friuli Venezia Giulia, Trento e Trieste. Come Repubblica abbiamo una vita estremamente breve e, come dire, il senso di attaccamento anche alle istituzioni, di identificazione con le istituzioni, richiede un po' di tempo, è una prassi che vive appunto anche di queste cerimonie come oggi, certo. 2 giugno, le feste, la parata, le commozioni che si provano per l'inno, per vedere passare i bersaglieri a corsa lungo i fori imperiali. Quando io ero piccolo si faceva anche a Firenze una parata per il 2 giugno, si faceva alle Cascine, sì. Era una festa, come dire, imparavi a vedere questi vari corpi che componevano non solo le forze armate, perché poi c'era la Croce Rossa, c'erano i Vigili del Fuoco, c'era, non ricordo se già, anche la Protezione Civile, insomma un'idea di nazione. Richiede tempo. Gli economisti dicono, parlando dei paesi che sono arrivati tardi allo sviluppo industriale, sono second comer, arrivati secondi, late comer, arrivati tardi, e noi abbiamo ancora una storia relativamente breve. E poi attenzione, è una storia che è nata da quella mela spaccata, cioè si tratta di ricomporre, di rifar combaciare quelle due parti che erano divise, lacerate. Noi ci siamo trovati qui in occasione del 25 aprile a commentare quella festa, raccontando le tensioni che quella festa provocava. Anche col 2 giugno non è che sia andata poi tanto meglio. Monarchici e repubblicani non li mettevi d'accordo. Quando hai 12, quasi 13 milioni di persone che hanno votato monarchia su una scelta fondamentale, poi dopo le devi abituare a riconoscersi nella Repubblica, ad amarla, a difenderla. Non è semplice, a vedere quella bandiera tricolore senza il simbolo sabaudo nel mezzo. Senta, lei ha sfiorato, diciamo, una parola su cui volevo un attimo riflettere, perché è una parola che è stata, se vogliamo, anche abusata e forse utilizzata male, soprattutto negli ultimi anni, ma anche prima, è la parola identità. È una parola che in qualche modo racchiude un concetto anche molto forte di unità, di coesione, di un gruppo, di una coscienza collettiva anche fatta dai singoli individui che si ritrovano a pensare allo stesso modo. Secondo lei, quanto è forte l'identità italiana e soprattutto, come vorrebbe qualcuno, è a rischio la nostra identità, secondo lei? Allora, l'identità italiana forse non è così debole come la rappresentiamo. Certo non è un baluardo di solidità. Fra l'altro abbiamo cominciato a interrogarci su questo tema non da tanto. Cioè abbiamo cominciato a interrogarci su questo tema soprattutto dal crollo, per dirla semplicemente, della Prima Repubblica, dal venir meno dei partiti che erano i diretti eredi di quella resistenza del 25 aprile e del 2 giugno. Quando sono scomparsi,
sono emerse delle forze politiche nuove che non solo in quei valori non si conoscevano o facevano fatica a riconoscersi, ma che mettevano in discussione l'identità stessa della nazione. Cioè, la prima Lega Nord, le prime leghe piemontese, veneta, lombarda, poi confluite nella Lega Nord, avevano un progetto di separatismo in fondo. O comunque si riconoscevano in una identità padana. E attenzione, Bossi, preso in giro da qualcuno che si ironizzava, aveva capito bene che per costruire un'identità padana c'era bisogno di riti, di simboli, di feste, di cerimonie, per cui andare sul Monviso a prendere l'acqua del Po dove sorgeva, portarla giù, fare tutte le tappe lungo il percorso del Po per andare con quei disgraziati che andarono anche a scalare il campanile di San Marco a Venezia, cioè ne hanno i simboli, camicie, i colori, eccetera. In quegli anni uno storico importante, conosciuto soprattutto come opinionista, editorialista e Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, varò una collana molto bella di 50 libri per la casa editrice Il Mulino, che si intitolava L'identità italiana, per l'appunto. Per cui i tanti simboli, da Pinocchio a Cuore, a Mazzini, a Garibaldi, alle feste nazionali, nelle quali abbiamo fatto fatica a riconoscerci. Questo percorso è un percorso lento, ha bisogno di momenti nei quali ci si stringe, nei quali questa identità si forgia. Guardate, a me è capitato anche di sottolineare in questo momento, parlando in qualche occasione della guerra dell'Ucraina, cioè, se non ci fosse un sentimento di identità nazionale così forte, non andrebbero là a combattere sapendo di morire. Non te lo può comandare uno Zelensky qualsiasi, se non c'è qualcosa che ti arde dentro e che ti spinge a muoverti, che ti batte nel cuore, non nella testa. Sì. L'identità nasce nel cuore, non nella testa, e funziona così, e funziona che si forma con i messaggi, con le tecniche anche di comunicazione, se vogliamo, di comunicazione politica, che parlano al cuore, non alla testa. Mazzini all'inizio dell'Ottocento l'aveva capito benissimo, quindi i riti, l'invenzione dei martiri della libertà italiana, eccetera, eccetera. Però, insomma, un po' di percorso sicuramente è stato fatto, direi perlomeno che quelle cesure, quelle fratture che c'erano subito dopo la fine della guerra si sono un po' abbiamo superate. Però, come dire, le nuove fratture, le nuove cesure forse vengono da una nuova identità che ci viene proposta, diciamo così, perché oggi, soprattutto negli ultimi anni, insomma, i cosiddetti partiti sovranisti, per quanto stando al quadro politico, e non è soltanto quello italiano ma anche internazionale, quindi diciamo quelli si rifanno più propriamente alla sovranità del proprio popolo, della propria nazione, hanno, se non preso in sopravvento, si sono affacciati sulla scena politica in modo molto forte e spesso e volentieri in contrasto a un'altra identità che ci viene proposta, che è quella ad esempio europea, stando al nostro contesto. Certo. Allora la domanda, forse è una domanda anche complicata, ma l'identità europea quanto è presente nel nostro paese e rischia, come dice qualcuno, di edulcorare, di far scomparire in parte l'identità italiana o nazionale? Allora, anche questa è una bella domanda interessante, fra l'altro mi stimola a fare una proposta che ho in testa, sulla quale ho scritto anche qualche volta in passato. La dico subito, io toglierei la festa del 2 giugno e la sostituirei come festa nazionale in tutti i paesi europei che fanno parte della Comunione Europea, dell'Unione Europea, con la festa del 9 maggio, la festa dell'Europa. Cioè, ogni paese che compone l'Unione Europea sacrifichi una delle sue feste nazionali e prenda una festa nazionale dell'Europa. Il 9 maggio, se va bene quella che abbiamo già ora,
che fra l'altro coincide anche con la fine della seconda guerra mondiale, con la festeggiata anche Putin, quindi avremmo fatto bingo, metteremmo anche Putin. Perché di questo abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di lavorarci sull'identità europea. Ci sarebbe una levata di scudi il giorno dopo una proposta del genere? Ma allora probabilmente sarebbe meno doloroso sacrificare il 2 giugno che non il 25 aprile, però se dobbiamo sacrificare qualcosa all'idea d'Europa, dobbiamo sacrificare qualcosa che ci è caro. Se stiamo parlando di cuore, di sentimenti, di affetti, dobbiamo individuarlo con dei valori forti, portanti. Questa è un'idea, perché noi abbiamo bisogno di questi momenti identitari, in cui questa identità si costruisce così. Si immagini l'effetto di una festa vera, celebrata in tutta l'Europa lo stesso giorno, magari, chi lo sa, sperando di veder sfilare un giorno non gli eserciti nazionali, ma un esercito europeo con i corpi anche civili di volontariato, perché non si fa solo sulle armi, ovviamente, l'identità europea. Questa sarebbe la sfida, secondo me, ai sovranismi, che sono un nazionalismo declinato in modo aggressivo, esclusivo, che nega, che non riconosce gli altri, che non accoglie. L'identità italiana e quella europea sarà fatta dei milioni, sempre di più, di persone che arriveranno qui da noi, dal Medio Oriente, dall'Africa, da altri paesi, e faranno la grandezza di questo continente, altrimenti per vari aspetti, non ultimo quello demografico, sarebbe destinato a un declino. Senta, ma qui le chiedo anche, se vuole, un'analisi più politica, una parentesi proprio rapida, ma secondo lei questo tipo di movimenti sovranisti sono in declino oggi? Perché forse una battuta d'arresto l'hanno avuta, insomma, vuoi anche il Covid che ha fatto capire quanto la dimensione poi collettiva, anche non solo degli aiuti, sia importante. Certo, non c'è dubbio. No, se non ci fosse stata l'Europa, con i vari governi nazionali o sovranismi nazionali, non saremmo usciti o portati molto avanti, perlomeno nella battaglia del Covid. Se no, ma guardate il piano nazionale, il famoso PNRR, non messe troppe, PNRR, che sta dettando la nostra agenda, che ci sta portando a fare riforme che non avremmo mai fatto. Guardi, in questi giorni stanno arrivando cambiamenti grossi anche per quanto riguarda, per esempio, un mondo che conosco molto più da vicino, che è quello dell'università. Arriverà un Erasmus italiano, molto probabilmente. Quindi, l'Europa esce sicuramente rafforzata da questa fase. E quindi questo sicuramente sarà un buon viatico per prospettive future. Senta, in questi ultimi, ci mancano pochi minuti, è volata, però volevo tornare un po' nei nostri confini, appunto, parlare un po' della nostra situazione, facendo un salto. Lei prima citava la Prima Repubblica e la fine della Prima Repubblica, no? Una stagione complessa, molto complessa, che poi, come dire, con mani pulite ha dissolto quelli che erano i partiti tradizionali, una seconda repubblica che è nata sull'avvento in qualche modo con Berlusconi anche dell'antipolitica, insomma nasce lì forse il concetto di antipolitica, diciamo che poi è stato anche raccolto e che oggi forse, almeno fino a qualche anno fa, trovava espressione ad esempio nel Movimento 5 Stelle, in Beppe Grillo. L'ho fatto un excursus un po' rapido, ma più o meno ci siamo capiti. Oggi viviamo in una situazione però particolare, sostanzialmente dal 2012 non riusciamo a governare con un governo propriamente eletto e sempre, diciamo, a momenti in cui la durata dei governi è, questa tradizione puramente italiana, molto molto breve, e oggi addirittura una situazione che qualcuno vorrebbe avvicinare alla Germania, alla Grossa Coalizione in Germania, ma in realtà è molto diversa, perché lì ci sono dei partiti storici, invece i partiti storici fanno più fatica che altrove. E il domani, quindi il 2023, secondo lei che cosa ci riserverà?
Allora, mi faccia prima fare lo storico e invecchiare sempre un po' i nostri concetti che sembrano più vicini. In realtà l'antipolitica esisteva già da prima, esisteva addirittura fino all'Ottocento, ma ebbe sicuramente un momento di svolta grosso, di affermazione, proprio intorno al 1946 con l'uomo qualunque, certo, che è di allora. Cioè già in quel momento c'era qualcuno che comincia a dire si stava meglio quando si stava peggio, il partito della bistecca, il della bistecca, le liste elettorali con queste cose. Quindi ne siamo usciti da lì, ne usciremo anche in prospettiva, forse per l'anno prossimo. È difficile realmente fare previsioni. Oggi sembrano esserci due partiti più strutturati, a centro-sinistra il Partito Democratico, a destra Fratelli d'Italia, che sembra proprio anche con un ritorno un pochino più alla tradizione, all'organizzazione dei partiti, ai programmi, alla presenza sul territorio, se la stiano giocando con prospettive migliori. Si tratta di capire anche come usciremo, quanto influirà l'esperienza dei due anni dell'epidemia, a vedere dagli effetti sul turismo, sembra che tutto sia già alle spalle. Vedremo come funzionerà, che effetto avrà l'impatto della guerra, delle restrizioni, quando l'inflazione nella seconda parte dell'anno comincerà a mordere ancora di più di quanto non faccia adesso. Vedremo come il mio collega Conte sarà in grado di tenere le fila e tenere la barra del Movimento 5 Stelle salvando il salvabile, e che cosa sarà della Lega di Salvini. L'importante sarebbe che si riuscisse a fare, ma non credo che accadrà, una riforma elettorale un pochino migliore di quella attuale, con un Parlamento che sarà dimezzato rispetto a quello di ora, quindi collegi ridisegnati. Sarà una bella tombola, una bella scommessa. Senta, proprio in chiusura, velocissimo, perché poi infatti fare previsione è molto difficile, però possiamo guardare quello che è una storia, ma la storia è recentissima. Nell'ultima legislatura, guardavo i dati l'altro giorno, soltanto lo 0,9% delle leggi di proposta parlamentare sono state approvate e l'80% non è nemmeno stata discussa. Oggi le leggi in Italia vengono fatte per lo più dal governo, tramite legge delega, insomma in altri meccanismi che non sono propriamente quelli indicati dalla Costituzione. Allora io le chiedo questo, visto che oggi è il 2 giugno, nel 1946 il popolo italiano scelse in maniera drastica, comunque forte, diciamo così, anche se poi le percentuali non erano così distanti, ma scelse in maniera forte. Oggi la democrazia rappresentativa nel nostro paese è in crisi, secondo lei? Sono cambiati anche i tempi. Noi abbiamo oggi bisogno di un apparato decisionale più rapido, più efficace, più immediato. Tutto questo ha portato a concentrare i poteri nell'esecutivo a discapito del Parlamento. È una situazione irreversibile? Non lo so. Certo, bisognerà vedere come un Parlamento più snello, che quindi avrà forse bisogno sicuramente anche di una revisione dei regolamenti parlamentari, potrà mettersi nelle condizioni di legiferare più rapidamente e in modo più efficace, in un italiano più comprensibile, in modo tale da rendere quelle leggi di più facile attuazione. Certo, se immaginiamo che appunto un leader leghista sia diventato esperto nella preparazione di milioni di emendamenti e che quegli emendamenti si possano presentare in continuazione rallentando l'iter di approvazione di una legge. Calderoli, in questo caso. Me l'ha fatto lei. L'ho fatto io. Calderoli, no, che peraltro è... No, dal punto di vista dei procedimenti parlamentari, di gestione, anche quando ha avuto ruoli importanti alla Camera, ha dimostrato di saper governare anche l'aula parlamentare, però sfruttando
ciò che oggi i regolamenti consentono. Però tutto questo rallenta molto l'iter di approvazione di una legge e alla fine indebolisce il Parlamento a vantaggio di un esecutivo che, figuriamoci oggi con i ritmi del piano nazionale di ripresa e resilienza, ha necessità di tempi certi. Vediamo uno come Draghi che sta lì che guarda e dice entro il 30 giugno. Questo noi dobbiamo fare, se no non ci arriva una traccia a 13 miliardi. Questo è la sostanza. Sì, diciamo che poi alla fine i numeri effettivamente dell'efficacia parlamentare sono dovuti anche a un sistema che effettivamente mostra delle defaianze. È un momento storico in cui bisogna anche correre, ma probabilmente sarà un momento che durerà per l'eternità, nel senso sempre più sarà rapida la cosa. Però, come dire, mi ha fatto piacere oggi soffermarci invece negli scorsi anni, in quello che è stato un periodo lungo che dalla nascita della Repubblica in Italia ci porta al 2 giugno di oggi. Grazie mille a Fulvio Conte per essere stato grazie, voi. Grazie a voi per l'invito. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Oggi è una festa, quindi buona festa a tutti. Naturalmente con Telegram terminiamo qui, ma ci vediamo domani. Buona serata.